Carissimi, buongiorno. Eccoci per il secondo appuntamento in preparazione alla festa di San Giuseppe. Il titolo di questa meditazione è La paternità nel segreto del figlio. Giuseppe e con lui la sua sposa sono entrati più di ogni altro nel segreto del figlio. La paternità di Giuseppe è stata vissuta immergendosi nella ferialità di Gesù. È stato il Padre che lo ha visto crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. In questa seconda meditazione vi invito a ripetere con dolcezza e più volte questo versetto di San Luca, in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E chiediamo, mediante l'intercessione di San Giuseppe, la grazia dello Spirito perché la nostra paternità possa essere immersa nel vedere il figlio che cresce in età e grazia. Sì, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno veramente. Una paternità immersa dentro il figlio, nella sua età, nella sua grazia. Ogni padre sa molto bene che una volta che ha generato deve uscire da se stesso. Ogni padre sa che nel momento in cui diventa custode del figlio si deve immergere in lui. Ogni passaggio in età e grazia non può sfuggire al padre. Il padre sarà tale Rimane padre se non si lascia sfuggire nessun passaggio dell'età e della grazia del proprio figlio. Se diventasse estraneo all'età e alla grazia del proprio figlio, la paternità si indebolisce, si incrina, si frantuma. Quanta emozione nel padre nel vedere il proprio bimbo fare da solo i primi piccoli passi, quanta gratitudine nel vedere i passaggi della sua crescita, i segreti di piccole maturazioni, di segreti successi, di splendidi passaggi che fanno della paternità la custodia di un mistero più grande. Il padre si immerge nella crescita in età e grazia del proprio figlio e ciò vuol dire che entra con naturalezza nel mistero del proprio bambino. Più entra in quel mistero, più la paternità ne riceve sostanza. Un padre non è tale se riempie di lui il figlio, ma è padre se si lascia riempire, impregnare dal mistero del figlio. Il padre si lascia trasformare da quella crescita in età e grazia, e quel crescere del Figlio che trasforma il Padre. Entrare nel mistero del Figlio ci consente di non fare della paternità un esercizio di funzioni, di compiti, non lo riduce a un mestiere, ma si è grati testimoni di un mistero che cresce e di cui non siamo presuntuosi proprietari. Un padre che entra nel segreto del figlio sa essere libero da se stesso. Il silenzio di Giuseppe, la sua obbedienza a quel mistero, a quel figlio dello spirito, lo ha reso libero di esserci senza pretendere, di custodire senza tenere, di amare senza possedere. Entrare nel segreto del figlio significa immergersi completamente in lui favorendo la crescita in età e grazia del figlio. Allora la paternità si arricchisce. Invito a meditare in, medita in questo momento, in questa giornata, con attenzione la lavanda dei piedi. Giovanni capitolo 13, 1, 17, ma soprattutto i versetti 3 e 4. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Il segreto del figlio... Si esprime proprio in quelle parole sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Non è il mistero di San Giuseppe. Qui assomiglia proprio al Figlio, si è immerso nel segreto del Figlio. San Giuseppe è padre perché ha imitato il figlio, si è immerso nel suo segreto che la consapevolezza lucida e grata che il Padre ci ha dato tutto nelle mani. Giuseppe era grato solo di questo. Ciò è stato il segreto dell'esercizio della sua paternità. Ha ricevuto dal Padre tutto quello che il Padre aveva di più caro. Il Padre ha messo tutto nelle sue mani, ha messo il figlio. Guardiamo le nostre mani. Come a San Giuseppe anche a noi, Dio Padre ha dato tutto perché ci ha consegnato il figlio. Sì, Giuseppe è stato padre perché è entrato in questo segreto del figlio. Lo deve aver capito con chiarezza quando ha cominciato a vedere che era un figlio estraneo, un figlio non suo, un figlio donato, posto nelle sue mani. È stato padre perché ha accompagnato la sua crescita in età e in grazia, permettendo che il padre agisse in quel figlio. Si è padri se si permette la liberazione del padre. Gesù si è alzato da tavola, si è messo a servire solo dopo aver riconsiderato la consapevolezza che tutto aveva ricevuto. Senza la coscienza di questo dono non avrebbe avuto il coraggio di alzarsi, togliersi le vesti e mettersi a servire. Giuseppe si è alzato dal sogno della notte, ha preso Maria sua sposa, si è affrettato ad andare in Egitto, è tornato a casa, ha avuto il coraggio di servire un mistero e una persona il figlio, solo perché sapeva nel cuore che tutto gli era stato posto nelle mani. Entrare nel segreto del figlio per San Giuseppe e aver avuto la gratitudine per ciò che di grande è stato posto nelle sue mani. Spero e che questo avvenga per tutti noi. Spesso in maniera quasi inconscia si ha la percezione che Giuseppe sia stato sì un uomo obbediente, giusto, saggio, ma che abbia dovuto di fatto vivere un'obbedienza a una situazione difficile e innaturale. Dimentichiamo che la sua obbedienza nasce da una gratitudine. Non si è sentito fuori luogo obbedendo a un progetto sbagliato che gli era dovuto capitare così addosso, no, ma ha vissuto una gratitudine e questa gratitudine è aumentata nel suo cuore nel vedere crescere quel figlio di età, in età e in grazia. Quanto deve essere stato bello per Gesù accorgersi della gratitudine segreta di Giuseppe, perché è consapevole di avere tutto nelle mani. Quanta gratitudine abbiamo bisogno di vivere nella nostra vita, che la, che la nostra vita sia piena di gratitudine. Quanta obbedienza è vissuta purtroppo senza rendimento di grazie. Proviamo a chiedere a San Giuseppe la gratitudine. Saremo più liberi da noi stessi, ci alzeremo, ci toglieremo le vesti, prenderemo il grembiule e ci metteremo a servire. Giuseppe davanti a questo sguardo grato non ha avuto bisogno di parlare, si è alzato, ha messo il grembiule del padre, ha cominciato a servire il figlio. Senza saperlo ha anticipato il mistero del figlio di Gesù anticipato tutta la dinamica presente in quei due versetti della lavanda dei piedi. Quante volte il non essere immersi in questo segreto ci ha paralizzati nella nostra paternità. Senza questa consapevolezza di aver ricevuto il figlio nelle nostre mani non abbiamo il coraggio di alzarci. Allora andiamo da servi verso coloro che ci sono stati affidati. Mentre laveremo loro i piedi, li guarderemo con gli occhi del Padre, come Gesù fa con Pietro. Quello sguardo paterno, mentre si lavano i piedi dei figli, farà vedere la crescita in età e in grazia. È un grande dono che vi auguro di sperimentare. San Giuseppe, donaci di essere padri come te. Hai saputo essere padre? facendo maturare in te il segreto del figlio, occuparsi delle cose del padre. Sia così per noi, glorioso San Giuseppe. Amen.